Professoressa Gianna Nardi, una donna che ha mille risorse, vulcanica, tra le tante cose anche presidente dell'Accademia sulle tecnologie avanzate nelle scienze di generale. Di cosa ci parla qui in questo congresso? Management. Io sicuramente parlo del perfetto management di prevenzione all'interno degli studi odontoiatrici. E il punto di base è che la prevenzione deve essere considerata vera e propria terapia. Vera e propria terapia del benessere per rispondere a quello che chiede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi benessere fisico, psichico e ambientale. Oggi ci sono delle tecnologie che permettono di avere una terapia di successo continuativa nel tempo, quindi il paziente va sicuramente monitorato, e poi con quegli approcci clinici che sono proprio quello di andare a condividere col paziente la tipologia di terapia. E quindi tecnologia significa conoscenza e significa giusto utilizzo. Chiaramente tecnologia che deve essere validata dalla ricerca scientifica. Ci fa un esempio di una tecnologia in pratica proprio? Allora, intanto ci sono tutti quei macchinari che servono per il controllo del biofilm batterico professionale, quindi mi riferisco a quegli ablatori che hanno all in one come approccio, quindi per il deplucking, per il debridement, cambiando le differenti polveri, piuttosto che mi viene in mente la fototerapia, che è un tipo di tecnologia che non è operatore dipendente, per cui per tutto ciò che riguarda l'accelerazione del processo di guarigione, in soli 10 minuti a seduta noi possiamo ottemperare una buona terapia parodontale non chirurgica. Questo può essere utilizzato da tutti, a tutti i livelli, dagli igienisti dentali, o bisogna essere in qualche modo formati, super specializzati? Beh, è evidente che l'igienista dentale può utilizzare tutte quelle tecnologie che in realtà sono dedicate alla prevenzione. Questo è il grande rispetto del ruolo, è l'odontoiatra che fa una diagnosi, l'igienista dentale lavora su diagnosi dell'odontoiatra. Vero è che l'approfondimento è importante, tant'è che come iter formativo è con piacere che informo che parte alla Sapienza di Roma il primo master specialistico sui pazienti special needs, su tutti quei pazienti che hanno delle fragilità, quindi non stiamo parlando di paziente esclusivamente disabile, ma parliamo anche del paziente che è differente in tutte le fasce d'età, il paziente ospedalizzato, e questa è una buona opportunità per le professioni sanitarie. Adesso abbiamo anche l'albo professionale, per cui è stato proprio l'ordine delle professioni sanitarie che ha voluto questi master specialistici, che a differenza dei master normali, che danno diciamo della formazione, sono spendibili per tutti i colleghi che per esempio lavorano nella struttura pubblica. La ringraziamo per la sua brillante relazione e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Ah, certo. Grazie professoressa, grazie.